Il mio nome è Derriper93. Sono tornato e sono qui per farmi una semplice domanda. Che cazzo è? Divekick! Allora, ho fatto una piccola pausa estiva, sono andato a Gamescom. Tra un po' vedrete un video sul Gamescom, se riesco a montarlo e se l'audio si sente in modo accettabile. Quindi mi sono preso un pochino di tempo per fare un po' di cose, studiare, cazzi vari. Quindi ora sono tornato, pieno regime più o meno, con un pochino di video nuovi. E vediamo. Che cos'è Divekick? Allora, Divekick è un gioco di combattimento, fight game, in cui si gioca con soli due pulsanti, A e D, che potete configurare un pochino come vi pare. Uso A e D perché generalmente uso WASD, quindi mi facevano comodo, altri usano i due control, boh, quello che volete comunque. Ci sia un'unità online, che è un'unità storia, che è un'unità versus per giocare uno contro l'altro sullo stesso PC. È molto semplice perché potete usare un giocatore col tastino numerico e l'altro con l'altra parte della tastiera, e quindi si può fare abbastanza easy. Vediamo un pochino di storia per capire di che cosa si tratta. Allora, come vedete, sono un pochino di vari personaggi, tra cui potete scegliere. Tutti hanno delle diverse abilità. Un'abilità aerea e un'abilità di terra, air e ground, con le A e G. E per il resto praticamente usate solo questi due tasti e combattete. Quindi vediamo uno dei personaggi più base, tipo Dive, che è una, tipo una sorta di nerd. Vediamo, quella è una gemma che praticamente vi consente di potenziare o il calcio o il salto. Comunque va bene, prendiamo un colore. E poi giochiamo, modalità storia. C'è anche una sorta di storia che onestamente non sono interessato né nel far vedere né nel vedere perché è carino che ci sia, ma non è assolutamente necessaria. Allora, come funziona? Come vi ho detto, ogni personaggio ha diverse abilità, calcia e salta in diversi modi. Quindi, con il tasto che da me è il tasto A, che è il tasto dive, salto come vedete. Col tasto kick, invece, come vedete, chiudo il salto con un calcio. Se premete il calcio mentre siete a terra, indietreggiate come vedete. E ripremendolo ricalciate. Potete continuare a spammare così a caso, però non funziona bene. Come avete visto. Allora, vediamo. Andiamo a vedere un pochino di serious gameplay. Per il resto, com'è il gioco? Allora, intanto il menu è molto povero di opzioni. Non è che siano veramente necessarie perché il gioco è molto base, penso che giri anche su una patata. Però sarebbe carino avere delle opzioni in più, soprattutto il fatto che le texture non sono di qualità molto alta. Nel senso, se voi aumentate la risoluzione, alla fine il gioco va comunque a 720p. Quindi, anche se vi dice che è una risoluzione più alta, in realtà non è vero, è una bugia. E continua ad andare a 720p, solo che praticamente è tirato. Come vedete, la qualità sia delle animazioni che dei personaggi che delle immagini non sono super. È uno stile un pochino disegnato a mano. È carino, i personaggi hanno carattere, soprattutto le voci. E soprattutto l'announcer che parla in quella specie di giapponese stereotipato. Round 1, dive kick. Headshot. Hey. Bam. Questo personaggio è piuttosto veloce, devo dire. Non l'avevo mai giocato. Faccio vedere un paio di personaggi così provi a capire un pochino come funziona. Per il resto il gameplay è molto base. Ora, il punto è, il gioco ha una marea di references, di citazioni da giochi di combattimento e da altre cose che onestamente io non capisco. Tranne alcune poche citazioni. Aia. Però è comunque carino e divertente. Ora, il fatto è, a chi è indirizzato questo gioco? Beh, ora, il fatto è che da una parte ho tutte queste citazioni sul mondo dei giochi di lotta che io non capisco. Però resta il fatto che il gioco è comunque molto semplice, quindi da un lato può essere molto interessante per i giocatori esperti, diciamo, di giochi di lotta. Dall'altra parte però può essere molto interessante anche per i nuovi giocatori del genere, perché qui è solo skill, non c'è da imparare combo, imparare cose assurde, giocarci ore e ore. Uno di quei giochi che puoi prendere in mano e imparare dopo circa 5 secondi, più o meno. Come avete visto, è meglio
essere bravissimi in sole due mosse che essere mediocri in 200.000. Comunque, resta il fatto che il gioco è molto interessante. A mio parere lo trovo molto divertente, anche se non è il massimo giocare contro i bot. In realtà non lo trovo così noioso, però ovviamente sarebbe ideale giocare contro i vostri amici nella stessa stanza, oppure giocare online. Utilizzo lo stesso codice online di Schoolgirls, quindi in pratica ha un sistema, diciamo, anti-lag, che non so bene come funzioni. Però penso che sappiate che nei giochi di lotta è estremamente importante il timing, quindi anche 20 millisecondi sono importanti. Questo sistema praticamente fa in modo che la latenza si senta molto poco in pratica. Quindi è un ottimo sistema che hanno implementato e rende il multiplayer più che giocabile. Sto facendo un po' di headshot. Ci sono diversi personaggi rispetto alla beta che avevano fatto vedere la prima volta, ne hanno aggiunti un quantitativo notevole, quindi dopo farò vedere qualcos'altro, perché questo qua è proprio il personaggio super super standard. Super standard, proprio il massimo dello standard. Quindi vediamo cose più particolari, tipo vediamo Kung Pao. Atapayo! OP. Penso che la cosa più divertente in assoluto di questo gioco sia il comparto audio. Che è veramente molto divertente. Questo simil giapponese stereotipato. Non so, mi fa ridere, onestamente. Vediamo cosa riusciamo a fare con Kung Pao. In realtà non volevo questo personaggio, però vabbè. Vediamo una partita con Kung Pao. Death from above! Dive! Aia. Una voce assurda. Aia. Ok. Con Kung Pao, onestamente, non sono molto bravo. Sai che ha qualche abilità particolare che mi sfugge. LOL. Farsi le kill a caso. Ovviamente c'è la barra della vita, ma in realtà è tutto basato su insta-kill. Perché in realtà in qualsiasi punto del corpo colpiate rimane comunque morto il nemico. C'è anche il sistema di headshot, cioè se fate un headshot nel turno dopo il vostro nemico sarà confuso ed è tipo rallentato, salta più in basso per i primi 2-3 secondi. C'è anche il sistema di sudden death, tipo, che adesso vorrei farvi vedere. Se passano un po' di secondi la vedrete. Vediamo, 3, ok. Vedete, appare con la linea rossa, a quel punto chi è più vicino alla linea rossa vince. Tipo, se mi metto qua, bam, vinco. Olè! Ok. Vediamo un ultimo personaggio, poi diciamo che chiudiamo. Cosa di particolare. Tipo, Dr. Scholz. Select your breed! LOL. Ok. Via! Il gioco costa 9,99€. E se volete proprio un gioco di combattimento super semplice che ha proprio gli elementi base del gioco di combattimento, questa è un'ottima scelta. Ora considerate che questo gioco era preso come uno scherzo, però è diventato piuttosto interessante a mio parere. Questo personaggio ha un doppio calcio, come avete visto, cioè posso saltare, calciare una volta e poi calciare di nuovo. Quindi è piuttosto forte. Bam. Molto, molto, molto interessante come personaggio. Se riuscite a giocare bene. Bam. Olè. Poi, in teoria, potete anche usare un potere speciale, come vedete, se permette entrambi insieme. Oddio, cosa ha fatto? Non ho capito cosa è successo. Ok. Non c'è problema. Oh porca. Bam. Whee! Vola in orizzontale praticamente, però. Fa lo stesso. Dai!
Dive kick. Olè. Owned. Veramente forte come personaggio. Ok, questo era Dive Kick, ragazzi. È disponibile per circa 10€, 9,99 su Steam. Ora, i miei pensieri finali sono i seguenti. Se cercate un gioco di lotta semplicissimo da giocare con i vostri amici uno contro uno al PC quando vengono a casa vostra e dite oh, guardate questo gioco, in 5 secondi lo impari e ci vi divertite un po', allora è un'ottima scelta. Se invece volete un gioco di lotta proprio ben fatto, ben costruito, ben strutturato, io penserei anche a Schoolgirls, che è anche quello appena uscito su, che prima era su PlayStation, adesso è uscito anche su PC ed è un ottimo gioco di lotta e costa 4€ in più, e quello è un ottimo gioco se vuoi giocare online così eccetera. Ma questo qui secondo me è più che altro per giocare o sul divano o nel vostro studio in camera o quel cazzo che avete, con dei vostri amici quando vengono per caffeggiare un po', ok? Quindi vi ringrazio per aver visto questo video. Ora che sono tornato, ritornerò con video più o meno periodici e ancora devo dare qualche esame, quindi potrebbe esserci ancora qualche delay, però in generale dovrei farcela. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima!